questo tema, perché dobbiamo ricordarci che il CETA è già attivo dal 21 di settembre, infatti è provvisoriamente in vigore, quindi il CETA è già in vigore purtroppo, e il Senato purtroppo in questi giorni andrà in votazione, proprio perché la Commissione Affari Esteri ha dato il via libera alla discussione in aula, lì dentro in maniera trasversale e fra astensioni e voti favorevoli, mentre il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno votato contrari, altri hanno dato il via libera al passaggio in aula. Quindi la presa di posizione oggi della Regione Emilia-Romagna, o almeno la discussione oggi in Regione Emilia-Romagna, è importante, perché penso e spero che, diciamo, la nostra posizione, che dal punto di vista della produzione agricola e comunque dal punto di vista della produzione in generale come regione è importante, venga e dia il suo contributo alle decisioni che saranno prese purtroppo prossimamente. Cosa succede? Succede che questo trattato è stato intanto portato avanti negli anni senza la minima trasparenza ed è apparso sui monitor del Parlamento europeo e quindi anche dell'opinione pubblica solo nel 2015. Prima, diciamo, è successo un po' come quello che è successo per il TTIP, che le trattative sono rimaste, fra virgolette, nascoste nelle segrete stanze. Ci dicono che questi trattati internazionali servono a migliorare la condizione dell'export, soprattutto anche italiana, e addirittura dell'Emilia-Romagna, visto che ha alcuni prodotti dopo IGP. Bene, alcuni studi dicono che in realtà avrebbe un impatto praticamente nullo sul PIL europeo, e come hanno già detto altri colleghi, studi universitari dimostrano che in Europa probabilmente porterà a perdere circa 200.000 posti di lavoro. In Italia di questi 200.000 sono stimati 30.000 posti di lavoro distrutti in Italia dall'applicazione del CETA. Il CETA, come dicevamo, tutelerà solo pochissime delle DOP e IGP italiane, e riguardo a questo qualcuno dice: non vi preoccupate perché potranno essere trattate. In realtà non potranno essere trattate, sono queste e il trattato si chiude qui. Potranno essere inserite probabilmente qualche denominazione canadese che oggi non esiste perché l'elenco è stato lasciato in bianco, ma quindi le nostre produzioni di eccellenza non verranno tutelate, tanto che le denominazioni Italian Sounding, quindi il Parmesan e tutta quella famiglia di prodotti, continueranno ad essere prodotte in Canada e continueranno a essere vendute, quindi è inutile dire però potrà essere importato in maniera facile il parmigiano, quando lì il parmigiano si farà riconoscere, perché il parmigiano è quello vero e c'è la bandiera italiana e l'altro Parmesan. Purtroppo questo secondo noi non accadrà, e quindi anche questo vantaggio che ci viene venduto in realtà sarà uno svantaggio. Verranno eliminati i dazi e permetteremo di far entrare in Europa quote sempre maggiori di grano. Il grano per noi è un grosso problema, perché una delle clausole, fra l'altro, dell'eliminazione dei dazi sul grano è che verranno azzerati indipendentemente dall'andamento del mercato. Ad oggi c'erano delle clausole che ci permettevano di modulare quei dazi a seconda dell'andamento del mercato, perché anche qui in alcune campagne agricole recenti il prezzo del grano è stato così basso da non permettere di remunerare chi ancora, per fortuna, si ostina a coltivarlo. L'altro aspetto è quello legato all'importazione del grano, ma in generale del tipo di produzione, quello che il Canada non ha gli stessi standard di salute e di controllo dei prodotti che abbiamo in Europa, che abbiamo in Italia. Quindi uno dei grossi problemi, ad esempio, che stiamo cercando di affrontare in Europa, purtroppo finora con esiti non troppo positivi, è quello del glifosato. In Canada il glifosato è usato in maniera standard per fare essiccare il grano, cioè per accelerare la maturazione del grano, visto che in alcune zone alcuni tipi di grano altrimenti non maturerebbero. E quindi il grano che arriva qua è pieno di quella roba lì e ce lo ritroviamo purtroppo nei piatti. Stiamo dicendo, per fortuna, vediamo quanto verrà applicato, che nella pasta italiana verrà indicato finalmente la provenienza del grano, però temo che quello non sarà sufficiente a tutelarci in questo caso. L'altra parte preoccupante è che il Canada è uno dei maggiori produttori
e di colture OGM. Quindi anche qui parte di quel trattato ci costringerà a ridiscutere le nostre posizioni negative sugli OGM. Quindi andiamo ad aprire veramente un vulnus nella nostra legislazione, nel nostro tipo di protezione dei cittadini e dei produttori, per non dimenticarsi poi dell'ICS, che permette alle imprese canadesi di citare poi in giudizio i nostri produttori davanti a un tribunale sovranazionale. Quindi, diciamo, secondo me è una battaglia persa su tutta la linea. Quello che dobbiamo fare noi oggi come Regione Emilia-Romagna è di chiedere innanzitutto al Parlamento di fermarsi, secondo noi, di dire no al trattato, perché basta effettivamente uno Stato che dice no a quel trattato che lo mette in crisi. Però almeno fermiamo, come chiedono in tante realtà in maniera trasversale, fermiamo l'approvazione del trattato. Quindi chiediamo che la Regione Emilia-Romagna, io chiedo anche a ognuno di voi di muoversi verso i parlamentari di riferimento, perché questa cosa non venga ratificata.